Continuiamo a parlare dello stesso argomento, ovvero di patto di stabilità, con il sindaco di Merate, Andrea Robbiani. Andrea Robbiani, sindaco di Merate, siamo oggi qui all'Assemblea della Confindustria di Lecco. Merate è uno dei principali comuni di questa provincia e che deve fare i conti con il patto di stabilità. Una battaglia della Lega, l'ha ricordato anche in questi giorni il segretario Maroni, e il presidente dell'ANCI Fontana ha lanciato ancora l'allarme. Sarà difficile arrivare a fare i bilanci di previsione che scadono il 30 di giugno per voi? Sì, diciamo che noi lo approveremo con i dati del 2012, quindi con una fotografia assolutamente non in grado di essere, come dire, attuale rispetto ai trasferimenti che non sono stati ancora definiti. Il problema vero è per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a cui è stato applicato il patto da quest'anno, che li vede veramente in difficoltà perché col sistema attuale non saranno quasi nessuno in grado di poter arrivare a fine anno con un bilancio consolidato in attivo. Detto questo, bisogna che a Roma si decidano a togliere il patto di stabilità e lasciare quello che è il concetto di equilibrio di bilancio, quindi lasciare ai sindaci la capacità di spesa e di lasciare a loro la capacità di gestire i bilanci in maniera adeguata. Adesso c'è come ministro per gli affari regionali l'ex presidente dell'ANCI. Sarà più facile secondo lei arrivare a questo risultato? Ma io spero di sì, mi auguro di sì. Del Rio ha promesso che si impegnerà in questo senso. È chiaro che lui è uno, ma il Consiglio dei Ministri ha delle logiche dinamiche un po' diverse, quindi in qualche modo io spero di sì. Credo che sia difficile. Punto molto sul nostro presidente Maroni, che sia in grado in qualche modo di condurre questa battaglia, di porsi davanti a tutti noi, in qualche modo di guidarci in questo percorso. Ecco. Ricordiamo però che nel frattempo la Regione ha anticipato i 134 milioni. Sì, che speriamo diventino 200 milioni, tra parentesi, che dovrebbero diventare 200. Sì, sicuramente è un boccato d'ossigeno importante col patto di stabilità verticale. È chiaro che la battaglia vera si gioca con Roma, perché il patto di stabilità è un'anomalia tipicamente di questo paese e non è un'anomalia europea. Quindi noi dobbiamo toglierlo per essere in grado di poter competere con gli altri paesi e far ripartire investimenti dai comuni.